Nella, esatto, questa è una beta ancora, non è ufficiale, dovrebbe essere, diciamo, non dovrebbero aggiungere più cose, quindi è solo, stanno correggendo i bug. La 1.5 è quella ufficiale, quindi stabile, ok? Sì, diciamo, gli strumenti open source sono belli, però chiaramente hanno limitazioni, cioè a volte ci sono delle cose che non funzionano, cioè trovi dei bug, in teoria l'utente bravo li segnala, va sul forum, scrive o sul forum o sulla community, capito? Vai lì e scrivi, guarda, c'ho sto comportamento, succede così, vai a vedere, in realtà ci sono già una serie di non bugs, diciamo, cioè i bug conosciuti, perché insomma utilizzare... Il Mac era lo stesso. Magari su OpenGL io lo uso raramente, però anzi quasi mai, però cioè, questi problemi sono all'ordine del giorno, cioè tu utilizzi che libreria, quindi per dire, io spesso ho il problema con il video invece, con le webcam, su Mac le webcam esterne non vanno, devi installare Macam, che è sto programmetto insomma per aggiungere i driver delle periferiche esterne, di, per esempio se voglio usare questa che è la PlayStation Eye, devo installarmi il coso. Questa pure c'ha l'infrarosso. Il tracker facciale lo fai con questa, no? Io il tracking facciale l'abbiamo fatto con questa, in realtà questa qui è una webcam normalissima, solo che dentro c'ha pure l'infrarosso, però è bloccato, in realtà dovresti spaccarla per tirar fuori l'infrarosso da questa. Non so come fa la PlayStation a tirarlo fuori, ci avrà il suo modo. Vabbè, sono i driver. Sì, capito, solo che i driver arrivano fino a un certo punto qui, in questo caso. Però ci sono delle guide su internet che la smontano, c'ha semplicemente sopra l'infrarosso c'ha un vetrino che non si apre, quindi lo devi spaccare, bucare. E dopo diventa solo infrarossa, non è più webcam, solo infrarossi. Però insomma costa poco questa rispetto alla Kinect, costa molto, mi sembra 15 euro, 20 euro, non mi ricordo. Quella costa 70, 80 euro. Questo quando la riesci a trovare senza il giochino insensato? Ah, questa qui, sì. Perché sennò è 43 con il giochino Adventure. Davvero? Sì, questa. Sì, sì. Che troia. Me l'ha regalato, non sapevo. Sì, oddio. Che troia. Ma me l'hanno regalata pure, vero sai? Ho visto il biglietto del prezzo. Comunque, vabbè, allora adesso, giusto per fare un'altra prova, no? Andiamo, ecco, andiamo qua, no? Allora, qua io sto ricevendo questi messaggi qua. Quindi per esempio mi vado a prendere questo messaggio qua, me lo piazzo qui, trick, troppe barrette, ok, cosa faccio? Save frame, facciamo così, no, non faccio lo save frame, serve per salvare delle immagini in processing, ma adesso io per esempio questa qua la utilizzo per salvarmi un valore. Quindi float, che ne so, per esempio, uguale 0, ok? E semplicemente gli do v uguale, e poi mi vado a prendere, guardate come si fa, lo vado a prendere di qua, che così sono sicuro. Eccolo qua. Questo è il codicino per ottenere il valore del messaggio, ok? Quindi gli do v uguale catroia, allora m, quindi il messaggio, adesso qui il messaggio l'ho chiamato deosme, gli do m, ok? Quindi praticamente io cosa faccio? Tutte le volte che mi arriva un messaggio OSC si attiva questa funzione che appunto sta aspettando un messaggio OSC, adesso l'ho chiamato m, quindi sotto lo utilizzerò come M, quindi se M, il suo indirizzo è questo qua che arriva da Pure Data, io vado a scrivere dentro la variabile che ho dichiarato qua su in cima, W, ci vado a scrivere il valore che ho ricevuto, ok? Punto e virgola, se proprio vogliamo essere sicuri, c'è questa funzioncina mPrint, comodissima, e possiamo scrivere prima o dopo, insomma vabbè, se mi arriva questo messaggio qui me lo stampa e mi mette il valore qua dentro il W,
Vediamo cosa succede. Un Kaiser, perché Pure Data sta pure andando. Ah. E come mai? Allora, quando fa così, li stampiamo tutti. Quindi facciamo m.print anche qua fuori. Vediamo che messaggi sto ricevendo. Nessuno. Ah beh, giustamente, Pure Data non è mica connesso. Mi sono dimenticato. Di solito dopo aggiungo un codice che lo fa connettere automaticamente. Ok, adesso è connesso. Ritorno di qua. Eccolo qua. E vedete che stanno arrivando... Dov'è? Qua. Stanno arrivando dei messaggi come i matti. Questo adesso lo tolgo, riparto, maledizione, dovrò riconnettere tutte le volte. Ok, vedete che stanno arrivando dei messaggi, 60, 58, in realtà dipendono dal volume, ok? Tipo 80, silenzio circa sotto i 50. E mo questo messaggio qui io lo utilizzo per disegnare qualcosa. Per esempio, un'ellisse, la metto nel mezzo e... cosa ho fatto? Mo non è che mi cambiano. E gli do V e V. Guardate cosa succede. Mi ha dato il fill. Il 255 dovrebbe funzionare. Non vedo niente però. Come mai? Ah beh, solita storia. Mi devo connettere. Dopo vi faccio vedere il codice. Ok? Ah! No, funziona bene. Posso ingrandirla un po', al massimo 100 comunque. Il minimo è circa 50, guarda, basta che guardiamo i valori che stanno partendo da qui, sono questi. Quindi, guardate, qui sta partendo un 90, 90, ma più di così non si può fare. Comunque, vedete, già abbiamo una cosa reattiva. Ok, adesso la possiamo, per dire, far reagire con il colore. Vi insegno un'altra cosa molto comoda in processing, che è map. Allora, guardate un po', adesso cosa faccio? Mi serve anche l'informazione della frequenza, tipo, tiro fuori mo. Allora, tiro fuori sta frequenzaccia qua, con la F, quindi se mi arriva, allora gli diamo tipo per dire, stavolta questo lo chiamiamo int C. C. Ok? Dunque, C potrebbe essere... ok, sì, facciamo così. Lo facciamo tanto blu o rosso quanto più è alta la frequenza. Ok, questa frequenza. Adesso i messaggi che mi manda sono scalati tra 0 e 127. Perché, vabbè, Pure Data, questo qui, questo Sigmund qua, funziona così. Cioè lui tira fuori le note, in realtà perché gliel'ho detto io, si può scegliere. Io mi sono fatto mandare le notine MIDI in questo caso, perché diciamo sono un po' più agevoli da controllare rispetto a frequenze, che sono numeri con la virgola un po' grossi, cioè tipo vanno da 30 Hz a 20.000, diciamo, l'udibile umano è 50 Hz, a dire un bel po' 16.000, perché dopo che siamo andati in discoteca una volta scendiamo sotto i 15 probabilmente. Comunque vabbè, c'ho sti due messaggi che vengono spediti, adesso li ricevo di qua. Allora, intanto l'mprint lo cavo, perché sennò vedete sotto, diciamo, mi toglie sempre risorse stampare. Tutto chiaro fino a qui? Avete dubbi? Fatemi pure domande che io rispondo come possibile. Allora, adesso diciamo il C,
invece è un intero stavolta, quindi guardate un po' cosa facciamo. Facciamo una cosa strana. Intanto lo stoppo perché sennò. Facciamo una cosa strana, cioè C è un intero, ok? Quindi questo intero vogliamo far sì che sia il colore, ok? Quindi il fill, per dirgli diamo. Abbiamo detto rosso, G e B, qui gli diamo C. Ok? Quindi C, il nostro valore, dovrà variare tra 0 e 2,55, il massimo che possiamo dargli lì di valore, di colore. Ok? Cosa faccio? Vado, questa parte qui non serve a niente, serve per inviare messaggi, la posso anche commentare, se mi fa confusione tutte le volte che ci passo davanti. Ah, porca fanculo, non la commento perché c'è il commento sotto, devo commentare tutte le righe, non ho voglia. Si può fare anche commenta, mi pare, da sketch. Commenta un commento. Trick e siamo a posto. Allora, quindi qui come la vado a definire questa C che deve andare tra 0 e 2,55? Io so che i messaggi che mi arrivano sono tra 0 e 127, quindi 0,255 è il doppio praticamente. E allora cosa faccio? Gli dico, guarda, mappami il valore, che in questo caso non è mappa. Mapping, però è, diciamo, è sì, comunque è scalare il valore. L'avremmo potuta chiamare scale questa funzione. E allora mappami il valore che ottieni, questo qua, e mappamelo. Lui il valore va da 0 a 127 massimo, e io voglio questo valore scalato tra 0 e 2,55. Il map cosa fa? Fa una specie di interpolazione, cioè quindi fa semplicemente, prima l'intervallo era tra 0 e 127, lui dice ok, adesso l'intervallo è più grande, quindi se gli arriva per dire 50, in cosa lo trasforma? Diciamo, fa l'operazione, più o meno sarà a 100, insomma quasi il doppio, ecco, lo trasforma in quel caso. Quindi cosa succede? Noi C, sopra in alto, gli abbiamo detto guarda è un intero perché lo utilizziamo per colorare e il map tirerà fuori dei valori con la virgola. Guardate, se eseguo, vedi? Ah, non posso convertire da float a intero. Allora cosa faccio? C'ho due opzioni. Uno gli metto davanti, gli dico int, così. Se non sbaglio, è una cazzata? Ok, già così funziona. Cosa fa però? Prende solo la parte intera. Quindi se è 0,5, 0. Ok, per essere un pochettino più, diciamo, precisi, possiamo usare round. È la stessa cosa di prendi la parte intera, però se è 0,6 prende 1. Se è 0,4 prende 0. Quindi un pochettino. Ok, ottengo il valore più vicino, intero più vicino. Ok, vediamo cosa succede. Mi devo connettere sempre su Pure Data, poi vi faccio vedere come ci si connette. Vedete che ha cambiato colore, scuro. Sempre più rosso, man mano che la frequenza è più alta. Vedete là, la frequenza è la prima informazione lì. Adesso è 48, 50, vedete che è piuttosto scuro. L'università tanto non c'entra niente da qui, no? Guardate, adesso lo faccio salire fino a 80, 90, è rosso. Quindi ecco, abbiamo fatto uno sketch interattivo, che adesso vabbè, sto controllando da Pure Data, ma addirittura, se fossi proprio figo, control qua, c'ha la capacità, questo programmetto sempre, di addirittura fare il pitch tracking, che oddio, vabbè, esplode un po' di volte, direttamente qui. Quindi io già qua so una nota che sto facendo. E da qua potrei mandare direttamente la nota senza passare per Pure Data, che è un altro programma che magari ciuccia risorse, ce l'ho nel mio controller. Questo è comodo. Oltretutto, Control supporta questa cosa che
generazione di interfacce in tempo reale. Quindi gli puoi mandare dei messaggi che ti cambiano l'interfaccia. Per esempio, la tua installazione è una storia e tu hai bisogno di controllare varie cose durante la storia. Allora cosa devi fare? Quando la storia va avanti, o già hai pensato qua, no, tutto il cambio delle varie interfacce, quindi c'hai tutto in una stessa interfaccia, però potrebbe anche essere che la mia installazione risponde con l'interfaccia che serve per controllare quell'istante. Cioè in quel momento mi dici guarda adesso ti serviranno questi controlli, paf, e mi dai i controlli qua. E io non devo fare niente, mi dai i controlli, ho fatto, ok, va avanti. Dopo un po' mi arriva un altro messaggio, mi arriva un'altra interfaccia perché l'installazione nel frattempo magari la storia è andata avanti, è successo qualcosa. E insomma è molto comodo, molto comodo. Vado avanti. Vai. Vai. Come facciamo a vedere il codice? Non c'è. Di ieri. Aspetta, non ho capito quale. Ah, ok, ecco, perfetto. Perfetto. Un altro esempio di come utilizzare queste cose tra vari programmi. Conoscete tutti Ableton Live? Un gran programma. Adesso è uscita la 9, ancora non l'ho provata, ma dove cacchio ce l'ho che non lo vedo? Lo vedete? Dov'è? Live. Ah, no, qua non ce l'ho. Aspetta, devo chiappare l'altro computer. Problema. No. Facciamo 5 minuti di pausa, cosa ne dite? Così vado anche al bagno, tipo, bevo un po', che c'è una rassura. Comunque dopo gli anni c'è una richiesta da Cristian, scusa. Vai. Ok. Sì, voi ragazzi fate richieste, perché io sennò vado dritto, che sono sempre un po'... Cioè, mille cose mi viene da dire, capito? Ok, niente, al volo, visto che poco fa abbiamo visto un po' di classe oggetti, questo era un esempio carino da implementare con le classi e gli oggetti, che non è altro che un array di quadrati che loopano, e questo è il codice. Ok, noi alla fine andavamo a creare classi oggetti per questi qua, piuttosto che averlo così statico avremmo potuto creare degli altri effetti dando delle caratteristiche appunto ad ogni quadrato. E questo per farvi vedere sempre che con pochissime stringhe di codice si riesce ad avere, cioè, un risultato che diciamo almeno può lasciare essere fatti a un certo punto di vista. Tac, quindi olè. Poi, sempre visto che ieri ci siamo lasciati con la webcam, con la potenzialità della webcam, e poi non c'è stato tempo di fare vedere alcune cose, ve le volevo fare vedere al volo qua. L'unica roba è che siccome abbiamo poco tempo non riusciamo a fare il codice stringa per stringa, però almeno cercherò di riuscirvi a spiegare più o meno qual è il procedimento, la programmazione. Allora, potenzialità della webcam, per chi non ha ad esempio la Kinect, perché come si è visto la Kinect è strumento potente, però magari uno non possiede una Kinect, uno perché probabilmente costa tanto o per un motivo o per un altro, la webcam normale è sempre un mezzo molto potente. Ad esempio questo sketch. Sì. Vabbè, praticamente cosa fa questo sketch? Fa una fotografia di quello che vede, del background, e poi io praticamente mi sono creato dei sensori, no?
dalla webcam. Quindi questo praticamente più o meno è come, come avevamo visto ieri con le soglie col mouse, quando poi andiamo a capire come viene gestita la webcam, allora le altre soglie ce le possiamo creare nel video come sensori, ok? Quindi possiamo assolutamente dire, ad esempio, appena vedi il passaggio di qualcuno e allora fai partire un video, suona. Ok. No, questo è proprio questo codice che praticamente genera tutto quello che visto. Ci sono tre aree, lui ha fatto tre rect, vedete? Questi. Quindi da qualche parte lui ci avrà una classe rect. Ecco qua. Eccola lì, sarà sotto. Esatto, poi la riprende qua. E quindi semplicemente questo codice, eccola qui la classe che abbiamo visto oggi, vedi, c'ha i suoi campi x1, x2, y1, y2. Questo è il costruttore, questa sotto è la funzione che disegna, vedete, si chiama draw come la draw che abbiamo di sopra, quindi si possono anche chiamare diverse, perché questa sarà la draw dei rects, quindi non si fa confusione. Qua giù ci sono i booleani, che è un'altra cosa interessante da utilizzare, che per esempio ci dicono: abbiamo già premuto il tastino? Sì, allora è sì, quindi quando lo ripremiamo per esempio diventa falso, cioè ci servono per insomma switchare tra un vero e un falso, quindi lì in quel caso vedi, ho catturato il background? Sì, allora fai questo, allora si attiva magari se c'è un if che insomma viene controllato da quel booleano lì da qualche parte, se abbiamo catturato il background esegui questo codice, se no non lo eseguire finché non abbiamo il background, perché probabilmente non funziona. Ok, quindi, figo questo. Esatto. Quindi ecco perché comunque vedendola applicata in maniera diversa l'utilizzo delle classi e degli oggetti, poi si capisce l'importanza magari all'interno di altri sketch. In questo caso ci siamo creati appunto dei sensori dalla webcam. Aspetta che me lo do io, vabbè, ah, no? Sbarella un po' perché c'è dietro. Sullo sfondo dinamico chiaramente questa cosa non funziona più, quindi con le webcam purtroppo bisogna... Con le webcam purtroppo bisogna lavorare, cioè con uno sfondo fisso, insomma un colore, possibilmente un solo colore. L'ideale è chiaramente lo schermo verde, cioè il verde dietro, o comunque un colore monocromatico, ecco insomma. Condizioni di luce con la webcam sono importanti. Con la Kinect si fa un po' meglio perché c'ha la profondità e insomma... meno problematico. Poi sempre con l'implementazione di librerie a un certo punto, in effetti dovrei anche spiegarvi un attimino di audio, perché questo codice è molto molto interessante, perché sono non moltissime, si sono un po' di stringhe, però praticamente tramite la libreria, l'utilizzo del video di array classi oggetti, arrivederete a fare questo. Non va l'audio? Ok. Praticamente un theremin. Questa è una libreria che si chiama Blob Detect. Esatto. Blob Scanner. Quindi praticamente riesce a vedere i palmi, cioè le diciamo la fine, le dita, no? Questo un po', se ci pensate, e vi faccio quando ho fatto vedere l'esempio ieri del multitouch lì di Barcellona, a un certo punto nel video si vedeva che quando la gente toccava la superficie si vedevano i cerchietti, ok? Quindi praticamente è la libreria utilizzata, è stata quella lì, è stato un blob perché lui vedeva le dita, ok? E quindi in questo caso è stato utilizzato per fare un theremin con una webcam. Ok. Blob Scanner. Poi ovviamente giuste condizioni di luce e funziona meglio. Ovviamente io qua l'ho usato, cioè questo qui in questo sketch è utilizzato per fare un theremin.
voi potete iniziare, lo potete utilizzare come uno slider per fare visual. Mettete video, cambiate gli effetti, cambiate i filtri, potete fare quello che volete, insomma. Come al solito, come ieri, e quando alla fine ovviamente ho detto abbiamo visto le capacità, le potenzialità del copia e incolla, basta riuscire a trovare un paio di sketch simpatici, riuscire a copiare nelle giuste posizioni e fondamentalmente avrete un'installazione, potete fare una performance così in 2 secondi, sempre perché Processing è open source e sempre perché qualcuno ha già fatto qualcosa e voi la potete utilizzare. Quindi, cioè, possibilmente in un pomeriggio vi potete risolvere, cioè, non lo so, una serata, se dovete fare visual o qualcos'altro. Sempre, visto che l'abbiamo visto oggi, l'implementazione con Xbox e OSC, a questo punto una delle ultime cose che rimane importanti, che rimane da farci da vedere con Processing, è l'interfacciarlo ad Arduino, ok? Immagino tutti sappiate cos'è Arduino, questa scheda qua, anche lei open source. Ieri vi ho fatto vedere che è praticamente un po' è uguale a Processing, quindi questa è l'interfaccia di Arduino, come vedete sono più o meno uguali. La, il linguaggio, idem, come vedete abbiamo sempre il setup, e vabbè, qua in questo caso c'è il loop, però comunque sono, la programmazione è uguale, quindi nel senso a capirlo è molto molto semplice. Un'altra cosa è che ovviamente su Arduino anche lì il concepirla, la programmazione è molto semplice, perché non facciamo altro che andargli a dire in che pin abbiamo il nostro sensore, ad esempio, dirgli accendilo o spegnilo, oppure accenditi e spegniti quando te lo dico io. Quindi fondamentalmente anche la programmazione che si fa su Arduino è molto più semplice, ok? E conoscendo un attimino le basi di Processing vi verrà anche facile riuscire a capire come ragiona Arduino. E in questo caso, vediamo se funziona, se devo caricare qualcosa, un esempio molto easy è questo, vediamo se funziona. Sì. Ok, questo praticamente è un po' una prova di un Arkanoid, con la palla, cioè praticamente qui in questo caso la barretta che fa muovere la palla è gestita da questo sensore. Questo sensore è un sensore di distanza e tende fino a più o meno 15 cm, infatti qua non fa niente, quando mi avvicino con la mano allora vediamo che si sposta l'omino sotto. Ok, adesso punto è staccato. Vabbè, ok. Che senso? Ah, non l'ho visto. Niente, vuol dire che non lo so, forse è una prova, una cosa, vuol dire che non è nella classe giusta. Comunque, anche questo non è altro che una modifica di uno degli esempi che comunque potete trovare tranquillamente tra gli esempi di Processing, ovviamente, e vabbè, come vedete, cioè, non c'è nulla di nuovo rispetto a ieri, tranne che il caricamento di un font, che comunque è sempre lo stesso procedimento, andiamo a mettere nella cartella il font e dopo lo richiamiamo col nome. Le immagini, le variabili che poi vanno a determinare praticamente la sfera e la posizione, perché ovviamente in questo caso quando ad esempio la palla va a toccare il mattoncino dobbiamo dargli un po' di parametri matematici, perché ovviamente hanno una distanza dal centro della sfera al mattoncino. Ok, e l'altra cosa è ad esempio la libreria di Arduino. Fino a poco tempo fa, nonostante Processing e Arduino siano molto molto compatibili, però non esisteva la libreria, questa diciamo che è più o meno recente, e prima dovevi catturare i dati da Arduino
facendoti un po' una stringa di codice. E adesso invece tramite la libreria, che è questa, si programma prima in Arduino e gli si dice dove è il sensore. Dopodiché, semplicemente, dopo che abbiamo caricato la sketch su Arduino, lo andiamo a richiamare con la libreria e semplicemente gli diciamo qua tutto quello che deve fare con il sensore. La cosa molto comoda è che poi anche il sensore lo possiamo gestire e programmare direttamente da processing dopo che l'abbiamo caricato con la libreria giusta. Quindi, come vedete, alla fine più o meno sono tutte cose che abbiamo visto ieri. Di nuovo c'è pure l'audio, che come dicevo ieri è il minim, la libreria minim. Io non so se magari poi ieri pomeriggio avete smanettato un pochino con gli esempi, con l'audio, no, quando mai, vabbè. Quindi, come vedete, cioè, abbiamo fatto praticamente un Arkanoid, un gioco, semplicemente con tutte le cose che abbiamo fatto ieri. Come vedete è pieno di if ed else, condizioni, no? Ciao. Quindi, se vi... ah, vabbè, poi ovviamente le classi, gli oggetti per i mattoncini, e il minim è quello che va a la libreria audio. Per rendere completo tutto quello che c'è, che è possibile fare in processing, adesso vi farò vedere molto velocemente, sempre perché il tempo è tiranno, la libreria audio. E dopo, a richiesta di Christian, vi farò vedere il color tracking, così almeno oggi riuscite ad andare pure a casa con un codice fatto e funzionante, che quello comunque è anche l'importante. E se andiamo sugli esempi di processing, andiamo a beccarci la libreria minim, che è quella per l'audio, e ovviamente più o meno un pochino il procedimento è sempre quello. Allora, se io runno questo, vai, questo non fa altro che caricarmi una traccia audio, che mo non si sente. Audio. Vabbè. No. E me lo loopa. Ok. Rispetto a ieri, se andiamo a vedere qui nella cartella, nello show sketch folder, andiamo a vedere che abbiamo la cartella data e poi abbiamo il nostro sample video e sì, audio, che poi lui va a caricare. Come le immagini, come il video, come vi dicevo ieri, alla fine basta metterli dentro e si va a richiamare all'interno dello sketch dove si vuole. Come vedete, come dicevo ieri, quando c'è un import, praticamente vuol dire che c'è una libreria, e la libreria audio in particolare si chiama minim. Come ieri abbiamo nell'immagine, se vi ricordate, pimage o video capture, praticamente andiamo a dichiarare la variabile minim, qui lui la chiama minim, ma come al solito la possiamo chiamare anche pollo se vogliamo, e questo per farvi capire un po'. Ci dà l'audio player, perché questo è un audio che poi va playato, che viene riprodotto. Waveformer è una cosa che poi ci porta a questo tab, e che non ve la spiego perché comunque è una classe, ma fondamentalmente questo, ecco, questa richiama la classe qua, e semplicemente questo ci disegna la traccia audio. E quindi per portare l'audio, poi, come vi ricorderete, c'è minim, new minim, this. Lo andiamo a prendere dalla cartella data, come ieri andavamo a prendere video, e gli diciamo che me lo butta sempre in loop. Questo riguarda sempre l'onda che disegna lo sketch, non ve la spiego. E dopodiché, ecco, quello che vi dicevo ieri, che col video a un certo punto possiamo mettere un void stop, da qui poi noi possiamo controllare anche quando, se ad esempio diciamo, se clicco col mouse, allora praticamente
l'audio si deve fermare. Attraverso questa funzione, dopo noi possiamo decidere se dopo possiamo riprenderla o da dove abbiamo interrotto o se deve ricominciare da capo. Stop, stop è la funzione che esegue quando chiudi il programma. Cioè la stop è la funzione che si esegue quando viene chiuso il programma, praticamente. Quando chiudiamo la nostra... Lui cosa fa? Stoppa, chiude il file audio, stoppa il sistema audio minim e stoppa anche il suo... diciamo il suo capo superiore minim erediterà qualcosa da una classe superiore e ferma anche lui. E quindi noi ci possiamo inventare, appunto come diceva lui, un codice da metterli dentro che avviene quando chiudiamo lo sketch, che magari noi abbiamo preso il video, abbiamo preso l'audio, abbiamo preso delle risorse e lo dobbiamo alla fine diciamo disallocare, le dobbiamo insomma liberare. Ok, e questa è la funzione che fa queste cose, quindi mettiamo tutto dentro la funzione stop, cioè tutto quello che avviene alla fine. Ci possiamo, come dicevi te, stessa cosa, possiamo fare una gestione che non abbiamo visto col mouse, il mouse pressed, cioè possiamo scrivere una funzione mouse pressed che non so se la vogliamo scrivere al volo, no, non facciamo in tempo, però per diciamo fare play e fare stop, che alla fine sarà solo invece di groove.loop ci mettiamo groove.stop. Vabbè, comunque, io sinceramente, se proprio vi devo dire la mia, non utilizzerei diciamo l'audio in Java. Comunque minim, oddio, è abbastanza comoda per appunto rappresentare l'audio, però non la utilizzerei appunto anche per far metterlo in play. Però se dobbiamo generare qualcosa, adesso a parte prima il theremin, che faceva sempre con minim, sì, il theremin, prima lo faceva con minim. Non lo so, insomma c'ha qualche limitazione l'audio in Java, è piuttosto lento, l'audio è una cosa delicata, nel senso che sono tanti campioni al secondo, insomma l'audio in Java adesso comincia a funzionare, ma non è che, soprattutto non supporta input multipli, almeno per il momento io non sono riuscito ad ottenere più di due, una traccia stereo al massimo, quindi se hai bisogno, cioè, 5 microfoni, sta libreria è inutile, un bel problema. Perché nelle installazioni a volte c'hai 10 microfoni, quindi Pure Data, che è open source, o se no Max se volete pagare qualcosa. E quindi a quel punto vi serve quello che vi ho fatto vedere oggi Giovanni, con Pure Data potete mettere 5 microfoni e tramite USC gestirli in processing. E vogliamo far vedere l'ultimo programma, questo qua, oppure sai qualcos'altro? Sì. Allora, praticamente c'era una richiesta da parte di Christian, poi oggi accogliamo pure le richieste, la grande richiesta. Andiamo a esaurimento in tutti i sensi, di richieste è mentale. No, perché comunque chiudendo anche la parte audio, che la chiudo in questa maniera, con questo get line in, che non fa altro che prendere l'input da microfono, ok? Dal microfono. Come vediamo, se lo andiamo un attimino a analizzare, ci sono un paio di stringhe di codice in più. Ok, importazione libreria è questa. Mentre prima c'era un audio player, adesso abbiamo un audio input. Perché lo prendiamo dal microfono. Come prima andiamo a dire che c'è, che deve prendersi un audio, la funzione per il microfono è questo debug on, e gli diciamo prenditi, mentre nel caso di un file audio lo va a prendere dalla cartella data, qui piuttosto che dire prendimi dalla cartella data, gli diciamo get line in, quindi minim stereo, quindi significa che noi andiamo a prendere dal microfono. Questa è quello, la stringa di codice che ci fa prendere l'audio dal microfono. E okay? Stereo non fa altro che duplicare il canale sinistro, cioè in quel caso noi abbiamo un microfono che il microfono è mono, e quindi se noi gli diciamo stereo lui non fa altro che copiare lo stesso segnale sui due canali, cioè quindi quello che c'è a sinistra c'è anche a destra. Esatto. Poi in realtà quello che va a fare noi, come l'esempio che vi ho fatto vedere ieri, perché poi alla fine di tutto si arriva anche a questo, che è quello che vi ho fatto vedere ieri,
qua. Ecco. Alla fine col microfono andiamo a sostituire quello che ci serve. Io qua ho sostituito i quadrati, ok? Invece lui qua mi va a sostituire il valore audio, no? Con le linee. Così. Allora, in questo caso gli diciamo che ci creiamo praticamente il nostro ciclo for, ok? Che praticamente poi ci dà l'opportunità di modificare la linea, diciamo, col buffer size. Quindi quello che da un certo punto di vista restituisce. E dopodiché questo lin_get_i praticamente è quello che registra il microfono. Left e right non sono semplicemente doppio canale, canale sinistro, canale destro. Cioè, se io vado a editare questo, praticamente io ho soltanto la restituzione del canale sinistro dell'audio. Ok. E chiuso questo, praticamente abbiamo chiuso più o meno, e oggi un po' a grandi linee, quello che è possibile fare in processing con quasi tutti gli strumenti. Poi, come dicevo prima, il tempo è tiranno, quindi alla fine per approfondire una cosa di questo tipo bisogna avere molte più ore. Però ovviamente noi siamo molto disponibili a... interessanti, dopo sta a voi, nel senso che è uno strumento potentissimo, processing e comunque i linguaggi di programmazione in generale sono potenti, ma richiedono tanta pazienza, applicazione, passione. E dopo, vabbè, richiedono anche un po' che uno si va in giro a cercare i codici online, ricerca, un po' di ricerca, leggere forum, fare domande, anche a volte, cioè uno fa le domande anche che non sa che cosa chiedere, è difficile fare delle domande a volte anche, però insomma la community è abbastanza attiva, cioè molto attiva, anzi la community di processing, quindi sul forum anche una domanda apposta, insomma così un po' confusa, provano sempre a rispondere. Poi noi insomma siamo disponibili, ecco, se avete delle domande anche in futuro, che ci volete contattare su Skype, email, ci scrivete senza problemi, noi cerchiamo di rispondere un po' a tutti, ecco. E... va bene, allora infatti adesso tra un po' vediamo il tuo sketch, perché quello che avete fatto, sì, quello che avete fatto stamattina con Giovanni, anche se sembrava molto, come dire, ostico da un certo punto di vista eccetera, adesso che lo andiamo a vedere in questa applicazione, che è una figata ragazzi, che in realtà via è semplice, bene. Semplice, e come facciamo? Pigliamo video o mi sposto lì? Vai, è qua. Vedete, funziona anche con computer più vecchi, processing. Non ti sedere, invece è il mio computer. Ti faccio da tecnico. Tech. Ecco. No, allora qua vediamo anche un'altra aspetta mo. Monitor rileva monitor, no, sì, no, questa qua, no. La risoluzione mi sembra ottima. Allora adesso vi faccio vedere così anche vedete come si può utilizzare un programma come insomma questo è Live, Ableton Live, e adesso senza entrare troppo nel dettaglio di che cosa ho fatto, comunque vabbè, ho semplicemente ho delle tracce MIDI che non hanno niente dentro, cioè non hanno
strumenti, quindi queste non suonano, sono solo informazioni MIDI, che poi dopo io mi mando a un driver IAC, insomma è, diciamo una, praticamente è una porta virtuale, per, è un bus proprio, una porta virtuale dove vado a mandare dei messaggi, in questo caso messaggi MIDI. E poi dopo, vabbè, invece i canali che suonano sono questi, mi serve l'audio, l'audio ce l'ho già attaccato, perfetto. E vi mando in play questa cosa, giusto per avere un'idea. Ok, mo va lento, comunque vabbè, una cosa del genere. E cosa ho usato poi qui per comunicare? Allora, siccome volevo risparmiarmi un po' di fatica su certe cose, soprattutto ancora... non sapevo che quel programmetto lì, che è sempre quello di prima, Touch OSC, ha un MIDI bridge, cioè che lui può mandare anche messaggi MIDI oltre OSC, ancora non l'avevo capito, quindi avevo sfruttato questo programma che è anche molto comodo, che serve per fare routing dei segnali, cioè lui riceve messaggi e dice ok, ho ricevuto questa roba e puoi fare qualcos'altro, cioè gli puoi dare... insomma un routing, puoi indirizzare il messaggio da qualche altra parte. In questo caso ho semplicemente trasformato questi messaggi in messaggi MIDI, ok, in control change MIDI, perché Ableton direttamente non supporta OSC. Si può fare con alcuni plugin di Max MSP, adesso non ricordo bene, ma e comunque vabbè, insomma, con questa interfaccina qui io che cosa faccio? Controllo sia processing che Ableton. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa succede. Questo stavolta me lo metto di qua. Il codice, vabbè, diciamo, ecco qui il caso cui dicevamo prima, vedi, utilizzo OpenGL perché faccio il 3D e qui quindi quando dico size, questa è un'altra cosa che non abbiamo visto, io posso cambiare il renderer, anzi, insomma chi fa il render. In questo caso utilizzo libreria OpenGL. Vabbè, dopo io mi costruisco sempre delle funzioni ad hoc, diciamo per avere un impatto visivo migliore, cioè setup MIDI, inizializza le note, inizializza le bande. Qui ci sono, adesso ve lo faccio vedere come funziona. Se funziona, sotto mi scrive... Ah, di qua me l'ha messo. Porca miseria, adesso è troppo grosso. Perché, allora un attimo che sposto il coso di là, qui vedete sto usando Processing 1.5, Processing 1.5 non ha la capacità di praticamente scegliere il monitor su cui io faccio il play, quindi è veramente uno sbattimento, funziona solo, almeno su Mac, cioè lui esegue il codice, quindi apre la finestra dove c'ho la barra in alto, quindi adesso l'ho dovuta mettere di qua, eseguo, lui me lo fa grande come sta finestra, perfetto, qua. Adesso in questo momento ci sono queste bande che girano nel 3D, che sono semplicemente dei rettangoli, dunque mi pare da, cioè come se fossero dalla frequenza più bassa alla frequenza più alta, ma adesso così non è così chiaro, li posso spostare, compaiono perché non sono stato molto bravo a fare, ecco. Comunque vabbè, insomma adesso ho fatto questo meccanismo, dove sono andati a finire non si sa, col mouse, ecco, infatti spostarli col mouse non è proprio il massimo. Comunque vabbè, eccolo qua, l'ho ripescato, vedete il mouse non ce l'ho proprio nel suo centro, ok, non è un gran codice, poteva far meglio, ecco. E non avete sentito voi, insomma non ha sentito a casa. Adesso faccio partire invece Ableton. Cosa succede? Lui semplicemente disegna, fa ingrandire delle palline quando suonano delle note MIDI. Non sarà così chiaro, diciamo, perché ci sono tanti canali MIDI che suonano, però io poi in futuro posso distinguere ogni singolo canale MIDI, cioè le aggiunte che potrei fare a questo codice. Faccio partire sto audio. Non è partito. Ok. Quindi mi stanno contando.
che si sono accese queste palline che ruotano praticamente su un toroide. All'interno di un toroide ruotano, non so se lo vedete il toroide, comunque vabbè, questo audio possiamo sentire l'audio per capire? Forse ho sbagliato qualche impostazione del network. Allora, vediamo qui. Ah, certamente, qui stavo inviando alla persona sbagliata, cioè all'altro computer. A questo indirizzo qua, lo andiamo a pescare. Rivediamo il suo indirizzo, che da qua stavo mandando messaggi a un altro. Dov'è? Ah, qua. Ok, 2-1. E adesso siamo... Allora... Riproviamo, vi faccio ripartire. Ah beh certo, fammi controllare l'indirizzo che c'è qua, perché sennò col cavolo che funziona. Che indirizzo ci ho messo? Vediamo se qua funziona, se non funziona qua è come il Kaiser. Allora. E... non sta funzionando, com'è? Ah, perché mi sei disconnesso questa qua, sono fatto. L'audio, allora vi faccio tutto da sì, da il pezzo è questo, ok, così funziona, non è così chiaro, però comunque le note, le palle che si accendono sono le note midi che stanno suonando. Che l'audio non è così reattivo perché il computer è un po' scarso. Questo cambia la quantità di rosso e il pitch, sentite? Ok, adesso qua c'ho un effetto riverbero e phaser che ingrandisce le palle. Niente, se quando si sveglia. Questo si controlla uno strumento solo, il basso. Questo mi sa che non cambia niente sui visual. Questo è un beat repeater. E quindi girano più velocemente. Combinando tutte queste cose, ah, dopo qua vabbè c'ho il rallentatore. Ok, quindi rallento. Posso togliere quelle bande se mi danno fastidio che non ne posso più. Sono uno superfluo. Questo è più bello. Le ellissi sono bellissime. Ok, vengono, alza pure l'audio. Cioè comunque questi sono dei visual piuttosto, insomma, sconsigliati per gli epilettici, però voi capite che da semplici ellissi già le ingrandisco, le faccio ruotare, ecco che viene un macello così, che comunque
è piuttosto interessante. Adesso il mio nome non dispiace. Come vedete ci sono anche dei, chiamiamoli glitch, quelli sono gli errori del render, quando c'è delle rotazioni, delle cose che si incastrano, però sono belli, non so, a me non dispiacciono affatto questi errori. Ecco, possiamo andare più veloce. Lo volete provare? Di un quarto d'ora, ingegnandoci appunto sugli effetti di Ableton e sugli effetti grafici, quindi solo già per esempio le dimensioni, ingrandire oppure cambiare i colori, quindi di sfondo. Adesso vabbè, questo qui vi ho detto appunto un po' è piuttosto epilettico. Dopo è chiaro, più controllo c'hai e a volte più è meglio, non so, io cerco sempre di raggrupparle comunque le cose, cioè appunto se c'è un controllo come quello che c'ha XY, controllo due cose contemporaneamente o più di due cose, appunto due cose visual e due cose nell'audio. Sì, cioè lui non è che per forza lo devi usare, però a un certo punto ti viene l'esigenza, capito, di controllarlo mentre sta eseguendo, perché sennò lui può fare anche una roba statica che va per i cavoli suoi, te non fai niente, e, per esempio l'arte generativa pure semplice. Quando li ingrandisci però vanno fuori fase, quindi non si capisce più niente, viene questo delirio di onnipotenza, un po' così. Ambiente acido. Beh, sì, capito, questo è pericoloso, Insomma, sconsigliato a chi soffre di epilessia. E non so, vogliamo vedere un esempio su X che gli interessava a lui, ma perché ce lo troviamo. Allora, questo lo stoppo, se no vi divertite troppo.
Comunque, diciamo, non è così complicato fare una cosa del genere. Adesso io, vabbè, ho usato sto osculator, ma si può fare la stessa cosa da processing, ecco. Quindi questo lo posso chiudere, questo lo posso chiudere, che vedete adesso sono diventate piccole perché non c'è più il MIDI, però è rimasto rosso, quindi io se cambio, dov'è? Se cambio questi, cioè lo sketch continua a reagire con un po' di ritardo sempre, soprattutto sullo sfondo. Oh, fa più? Ah, ho chiuso l'osculator, ok, vabbè, amen. Che abbiamo visto questa mattina, e ce n'è un altro. Io in questo caso ho utilizzato la libreria MIDI, avevo utilizzato dove l'ho messo lo sketch qua, ho utilizzato una libreria MIDI perché appunto dovevo comunicare con il MIDI, dove l'ho messa. Le importazioni si possono fare anche da un'altra parte, vedete, in un altro tab, e qua ho importato un po' di roba, non mi ricordo che cosa mi serviva questa cosa qui, forse non lo so, e vabbè. MIDI bus list, ho creato il MIDI bus, ma adesso senza entrare nei particolari, questi sono i vari messaggi che riceve, ok, stop. Adesso vedo al volo se c'ho appunto una... Allora, se ne può provare una con OpenCV, che c'è questo, che è interessante, no? Ho dimenticato di farlo. Oddio, questa era una versione del cavolo. Però ecco, tipo cose del genere... Io sto fermo, non succede niente, mi muovo. Questa in realtà non era una grande versione, però ecco, si possono ottenere degli effetti del genere in maniera abbastanza semplice, e comunque, cioè veramente, trovate questo qui, per dire, il codice che fa tutta sta roba è qua, basta. Praticamente sono queste righe qua. Vabbè, legge l'immagine, prende l'immagine della webcam, è l'immagine OpenCV, quindi da questa libreria, fa differenza assoluta, la converte in scala di grigio, gli mette un blur, fa la soglia che è il mouse X, ah ecco, c'era il mouse X che è la soglia, aspetta un po', vedere un po', ah ecco, ok, vedi, trick, ok, quindi vabbè, insomma, molto comoda la libreria OpenCV, non è esattamente facile da installare, almeno le versioni superiori alla 1. La 1.1 si riesce a installare bene sia su Windows che su Mac, la 2 non lo so, nel senso ha dei problemi, perché, cioè problemi, va compilata, non ci sono versioni specifiche, insomma un po', però ha delle funzioni molto più avanzate la 2. Al volo vi faccio vedere, guardate... Questa... Ecco, esatto, infatti vi faccio vedere proprio quello, faccio vedere il Rabbit un poco più specifiche, ad esempio ce n'è una che si chiama Face OSC, in cui lui fa il riconoscimento facciale e poi potete mandare i dati tramite OSC, è un programma quindi proprio a parte, riconosce la faccia, tu gli vuoi dire che le coordinate del naso, ci sono dei dati che ti manda e tu li mandi tramite OSC a un altro programma che può fare un'altra cosa, ok? Però il basic per il, è una libreria, si chiama Face OSC, no, la metti... Cioè proprio lo scarichi, no? Oppure c'è proprio anche la libreria, infatti? Devo dire dal processing la libreria. Ah, sì, ma c'è. Che figo! Se no c'è anche l'eseguibile proprio che potete installare e lui manda messaggi già OSC. La libreria si chiama Face OSC. Io adesso sinceramente non l'ho mai usata come libreria, ma un paio di volte ho provato con... Allora, vediamo se trovo il Rabbit. Dove stava? Qua cosa avevamo fatto? Audio video. Se vuoi ce l'ho anch'io. Ce allora, l'hai? Sì, sì. Release. Chissà se funziona sta roba. No. C'è il coniglio vecchio. C'è il coniglio vecchio. No, questo guarda. Ecco, un'altra cosa figa di processing, posso esportare l'applicazione. Trick, vediamo un po', questo è un programma piuttosto grosso perché carica un sacco di file, c'è un sacco di audio, c'è un sacco di immagini, quindi ci mette un po' a partire, però dopo che è partito c'è l'audio, e schermo grigio per un po', io ho fatto partire l'applicazione, quindi qui non sto eseguendo processing.
Ok, questo qui riconosce la faccia. Ha visto? Sì. Ok, se volete provare, nel senso, funziona anche fino a 3-4 persone. Questo qui, vabbè, l'obiettivo è mangiarsi le carote. Come facciamo a mangiarsi le carote che non lo vediamo? Al contrario. E mettiamo, giriamo il computer, aspetta un po'. Ecco. Vabbè, più o meno così. Camera no. Mosca. Possiamo attaccare un'altra webcam, forse magari. Proviamolo con un'altra webcam. Attacchiamo le tue. L'altra volta aveva funzionato con la cosa, ora faccio video live. No. Vabbè, questo è un giochino praticamente fatto con il riconoscimento facciale. Vabbè, un po' si vedeva, cioè quando ti riconosce la faccia, praticamente tu diventi il coniglio. Ti muovi a seconda della posizione delle carote. Il coniglio è grande quanto sei, è grande la tua faccia, quindi quanto sei, dipende da quanto sei vicino. Più sei vicino e più il coniglio è grande. E allora attacco la cosa, vista. Sperando che funzioni subito al primo botto, perché con le webcam su Mac non è che è così scontato, diciamo. Anzi, ora la provo subito con un altro sketch. Vabbè, proviamo la punta rapida. Non so se mi sembra la selezione. Perché ovviamente una volta che avete esportato l'applicazione, quella funziona con le sue impostazioni, a meno che insomma non avete pensato anche al controller per cambiare le impostazioni, quindi se ne so, avete un menu che viene fuori, tutte cose più avanzate, quindi... Che driver stai usando per questo? E, in teoria il Mac utilizza Macam. Ah, ok. Allora, vediamo intanto che no, di webcam sta prendendo. Quindi direttamente gliela faccio. Vabbè, comunque vabbè, faccio vedere cosa succede. È che non riesco a guardare il verso. Non ce la faccio più, dai, non voglio guardare. Io ce l'ho. No, ma ce l'ho pure io, adesso devo capire qual è la versione che funziona. Dai, oppure gira il computer almeno, dai. Non è programmata. Però non è programmata, esatto. Allora, vediamo un po', sarà questo. Così, così, ti giro il computer. Fermo prima. Sì, no. Aspetta che... Vale. Ok, siamo prima, adesso funzionerebbe in teoria, ma... Aspetta. Questo sei inculpato. Ho staccato un attimo il proiettore, lo posso chiudere. Ok, non vi faccio partire lui. Era quell'altro, ma saranno uguali, spero. Bisogna essere anche ordinati, fare i programmatori, perché è un attimo come confusione boia. Cosa? Data visualization. Allora, per questo è più ferro. Okay. Il ragazzo che mo, sì, che mo non c'è qua. Lui sì, lui molto di più. Comunque si può vedere. Sì, perché io ora ancora non l'ho fatto con me. Vabbè, adesso non c'ho la luce in faccia, non vede niente. Questo, ecco, vi rendete conto di quelle che sono le limitazioni. Posso aumentare la luminosità, ma proprio che da questa parte qua. Ma guarda la luce. Ma dai. Il contrasto.
tasto, magari cambia un po'. Aspetta, aspetta lì. Se avete bisogno di questo. Ah, ecco. Ah, già. Ah, beh, alla grande, perfetto. Allora facciamo pure la terra dove vuoi. Ci metterò. È uscito il coniglio? Ok, no, però qua metterò pure lì a terra, proprio lì va benissimo. Ah, anche così, ancora meglio. Olè, perfetto. Però ecco che. Ok. Ecco che adesso mi riconosce. Ok. Io sto lì davanti, un po' succede che. Sto qui e aspetto e non faccio niente. E a un certo punto esce la pistola che ti spara, che ti segue anche. Io adesso aspetto un po', ne mangio una. Se volete provare, cioè, il funzionamento è piuttosto semplice. Chiaramente funziona se state dritti, ok? E questo sfrutta il riconoscimento facciale di USB. Quindi, aspetta, volevo far scappare la pistola, ma non scappa. Fondamentalmente ecco, OpenCV c'è il riconoscimento facciale, però ovviamente ha un po' una pecca, perché se già vi girate un attimo non riesce più a riconoscere. Invece con quella che vi dicevo prima, Face OSC, è molto più precisa. Ecco. Face OSC, o quella che stiamo utilizzando adesso ha anche proprio tutti i controlli, le espressioni, perché uno la prende solo gli occhi e l'altro prende gli occhi, una se la prende. Esatto, lì proprio anche quando stai sorridendo, riconosce se capito, hai gli occhi chiusi, occhi aperti. Qui è solo dove c'è una faccia, quindi riconosce delle distanze tra occhi, tra stile distinte. Macchinetta compatta. Sì, esatto. Cioè, ormai le integrano le macchinette, ma anche i cellulari ce l'hanno, queste cose che riconosce, ma anche Facebook ce l'ha, che riconosce le facce, quindi è una cosa ormai diciamo appurata, ecco. Ma non esce sta pistolina, com'è che non esce? Sì, è un'altra cosa, magari a livello successivo. No, cioè deve scappa fuori un po' che guarda, ecco. Ah! E io chiaramente mi posso nascondere anche così. Ah, mi ha preso. E insomma, vabbè, dopo uno, ecco, si scompare, vedi. Il problema della adesso mi succedere, cosa succede? È un'animazione che ci sono un array di immagini che io man mano che mi sposto sinistra a destra scorre tra questo array di immagini. Quindi sembra un'animazione vera. Sì. Ok, adesso mi sono dopo, vabbè, un po' splatter, lui si spezza. Quindi dopo è sempre più difficile, capito? Perché non sai dove che devi andare a mangiare, come una gallina che mangi senza stop. Quando mangi l'ultima hai vinto. Volete provarlo? Se volete provarlo. Ma no, vorremmo andare a mangiare, lo devo dire. Sì, stanno bene. Va bene. Allora, se vi va e volete, visto che abbiamo cominciato un attimo tardi, volevo fare vedere una cosa a lui. Se volete rendervi partecipi, cioè rimanere, facciamo un color track. Mi spiego al volo il codice del color track, quello che abbiamo visto ieri, però lo vediamo giusto un attimo nel dettaglio. Così. Ma se no io vedo un attimo se c'è qualcosa sui pixel al volo. Io mi sa che qualcosa c'ho. No. Sa che qua è il volo. Sì. Ah, vedi se lo avevo sui social. Ah. Cosa? Ho cercato. Questa qua sì, l'abbiamo fatta. Si esporta da qua praticamente. Com'è? Tipo, questo qui è già per esempio interessante. Qua. Esatto. Che è la visual of interest di un'immagine. No, se non è qua praticamente. Eh sì, esatto. Okay. Già questa per esempio è una cosa piuttosto interessante. Non lo stiamo dicendo. Sì, no. Sì. Questo è un block detector, stessa cosa di prima. Una volta esportata l'applicazione qui ha funzionamento senza bisogno di avere processing nel computer. Tutte le librerie più usi, diciamo, noi di solito le dovrebbe includere. Alcune non le include, le devi mettere tu a mano dentro la cartella e lui le trova.
quindi in realtà è abbastanza agevole. Ce l'hai te questo, sei un esempio con sì, guarda, ce l'ho, aspetta che ce n'ho uno figo che è questo, cioè abbastanza figo, adesso non niente di che, però questo prende la webcam, ecco, fa una foto quando ti metti davanti, ok, bassa risoluzione, e poi puoi distruggere la foto, quindi il pixel uno per uno, adesso li ho fatti un po' più grossi, ok, quindi spacco l'immagine e poi mi pare che la facevo anche riformare, tipo così, no, così erano tutti rapido, come si esce, trip si riforma. E questo è un altro esempio su come lavorare sui pixel. I pixel sono dei quadratini, alla fine che sono un colore, no? Ecco, adesso li ho fatto dei quadratini un po' più grossi, perché sono un po' più sempre OpenCV. Questo sì. Ho usato sta libreria sempre OpenCV. Adesso in realtà il codice. Sì, ho usato anche questa classe Triangulate che mi serve appunto per. Ve lo rifaccio partire. Per capire. Sì, cioè io lui fa un'immagine, vedete questi, questa è la libreria Triangulate che mi crea una forma di triangoli, io gli dico quanti ne voglio, mi sembra 30 gli ho dato, e quindi lui tutto quello che c'è, è una specie di mapping volendo, no? Questo, quindi c'è questa superficie, lui fa, dopo quando gli faccio scattare me li ricrea, quindi in realtà questo serve solo per capire all'inizio. Quindi, cosa vanno a usare? Ma i triangoli, cioè nel senso... In realtà è più la dimensione dei pixel che fa la differenza. Se provo con dei pixel molto piccoli, vedete che questo computer tipo qui adesso è 10, quindi ogni pixel in realtà sono 10 pixel, però io ne faccio uno. Quindi faccio un quadrato che racchiude 10 pixel e faccio il colore medio. Ok, quindi chiaramente è un'immagine un po'... scarsa, però ecco, lavorare sui pixel interessa, guardate cosa succede se lo faccio da uno, a parte che rallenta da bestia, però ecco, cioè lavorare sui pixel è divertente, chiaramente l'immagine ci mette di più a farla, vedete la risoluzione è più alta, c'è qualche buchino se vedete lì dove non riesce a incollare perfettamente tutti i pixel, che c'è qualche angolo che rimane nero, però vabbè, uno così a colpo d'occhio dice ok, è una foto. E poi stessa cosa, però guardate quanto ci mette a reagire rispetto a prima, perché i pixel sono molti di più, quindi deve fare molte più operazioni. E lì sono, ogni pixel è un oggetto. Quindi prima abbiamo visto 10 oggetti, qua quanti sono gli oggetti? Non lo so neanche. Saranno. Allora, fisicamente da processing in realtà non hai questa funzione, cioè non hai funzioni di debug, tranne la nuova versione hanno aggiunto la funzione sperimentale. Però diciamo non riesci a vedere il valore di ogni variabile, cioè o te li stampi. No. Beh, vabbè, io posso vedere, cioè nelle mie risorse di sistema. Tu io sono, sì. No, non è male, però vedi. Vedi su GitHub. Vedi com'è scattoso, cioè fa processing in reference. No, non è male, dai. C'è la library. Considerato anche la scheda video di questo computer che l'ho bruciata praticamente a forza di DAI. Sì, quindi ogni tanto questo puff e ti si sparpala l'immagine, cioè finisce, ne muore. Comunque vabbè, adesso questo qui quando li riformi, però vedi, ti li vai a rimettere al posto che ci avevano all'inizio, capito? Lì girano a caso dappertutto, li vai a rimettere pian piano nel posto dell'inizio e riformali. Il caso è che in realtà non si comporta così, però tu magari se lo metti in questo video è vero, te dici lo mando più veloce, registro solo dei frame, lo mando più veloce. Questo problema, però magari diciamo in sì. Line potresti verificare che è diverso. Puoi farlo in tempo non reale, diciamo. Cioè, te potresti fare semplicemente che ti salvi ogni frame
che lui genera, sì, che tanto qui, capito, non c'è un'interazione vera e propria, qui l'interazione è spacco i triangoli, scopro che questa immagine è fatta di triangoli. Adesso quando lui si è finito di aggiustarsi, quindi tutti i pixel sono tornati al loro posto. Comunque, insomma, affascinante. Questo qua l'hanno usato all'Università di Firenze, il master di multimedia l'avevo fatto per loro, degli studenti che avevano un po' di problemi a fare queste robe, e dopo loro l'hanno fatto con la Kinect. Loro hanno integrato la Kinect, quindi te andavi lì, ti facevi la foto, poi spaccavi l'immagine a cazzotti. È interessante, cioè nell'aria chiaramente i cazzotti, però adesso qua funzionava solo col mouse. E ecco, questo è un esempio di come si possono utilizzare i pixel, cioè quindi come oggetti. Li posso fare grandi quanto voglio. Vi faccio vedere come è stata fatta sta cosa al volo. C'è proprio una classe pix, la chiamata per distinguerla dal pixel di processing. Ci vedi te? E praticamente cosa sono? Sono dei rettangoli, nient'altro. Adesso vabbè, dopo loro c'hanno la gravità, si muovono, si spostano, no? Cadono, eccetera. Però come abbiamo visto prima, c'hanno la X, c'hanno la Y, nuova X, nuova Y, cioè dove devono andare, vecchia Y, old Y, gravità e grandezza. E quando li rappresenti è semplicemente un rettangolo, niente. E dopo ogni rettangolo però lui c'ha il suo colore. Ah, questo c'ha velocità di reforma. E quindi dopo, vabbè, questi qua vengono chiamati da qua. Ovviamente i pixel ci sono sia per così che per così. Quindi ci fa comodo fare questa cosa, che vi potrebbe sembrare una cosa bruttissima, però un array di un array. La gravità, sì, non saprei, qui adesso c'è tipo 10, in realtà un valore, no, gravity, gliela passi quando lo crei, il pixel, new pixel, init pixel, mi vado a pescare la funzioncina init pixel, che sarà qua giù in fondo, eccola qui, io vediamo che valore gli passo di... un valore random gli passo, così ognuno ha la sua gravità. È questa qua la gravità. Proviamo, guarda. Sta a vedere. 50, c'è, dovrebbe essere questa, vediamo un po', è il penultimo valore, la gravità. Penultimo. Sì, assolutamente sì. No, ma ormai io lui l'ho dato per spacciato, nel senso che, cioè, ma già da Natale scorso, no, non questo, quello prima, che aveva cominciato a dare dei segni di cedimento. Chiaramente loro cosa fanno? Fanno più distanza, vanno, cioè, quando li ricalcola, invece di essere andati avanti di 0,1 pixel, sono a 2. Anche all'insù possiamo provare, in effetti, guarda, non ci avevo pensato, proviamo. Tipo, gli do meno... 150 meno 100. Vediamo cosa succede, che può darsi che vanno in su, infatti. Non lo so, dovrei, no, di sicuro vanno in su, però dopo non so cosa succede quando arrivano sopra. Quello non lo so. Ok. Vedete che fa sempre un'immagine, un mapping diverso, diciamo, no? Vediamo un po'. No, vanno sempre in giù. Vanno sempre in giù perché... beh, devi capire un attimo come è gestita questa cosa della gravità. E qui la gravità la fa con una somma più nuova x più gravità, più nuova x più gravità. Quindi in realtà la gravità... Se guardi bene la simulazione, sai cosa sembra che sta facendo? Che non continua a scendere. Ah, guarda che roba. Ah, sì. No, adesso però si è riformato. Ne facciamo partire un altro. E anche un altro. Vanno sempre verso il basso, comunque. Perché evidentemente il calcolo della nuova X è più insomma, più importante del calcolo della gravità. Cioè, bisognerebbe capire come calcola la nuova X prima di fare questa modifica.
la nuova X, vediamo dove la calcola, probabilmente qua nel pixel move, quindi vado a vedere, nel pixel move è così, vedi la nuova X, Y è la nuova Y per meno 0,4, quindi probabilmente è proprio questo meno qui, che si cambia il segno e fa andare verso il basso. Guarda, per provare al volo, non lo so, bisogna fare un po' di prove, perché in realtà questo codice l'ho scritto veramente tipo un anno e mezzo fa, non me lo ricordo affatto. Foto. Ok, vanno sempre verso il basso. E... proviamo. Quindi... Però devi riportare almeno 0,41. Proviamo. Ah, io vorrei spipettare per capire un po' come... Cioè, alla fine, questi sono gli esperimenti che uno fa subito. Dice, ok, adesso facciamo la prova per farlo muovere al contrario. Trick, comincia a fare delle prove sul codice. Chiaramente, se te il codice l'hai scritto, ti ricordi che cosa hai fatto, ci becchi subito. E qua io adesso, sinceramente, non mi ricordo, quindi vado un po' a tentativo, sinceramente. Dovrebbe essere qui, comunque, dentro il move. Ok, esatto. E quindi adesso i pixel si spostano verso l'alto, chiaramente non li vediamo tutti perché sono dello stesso colore lì, però adesso quando arrivano sul bianco li vediamo. Ok, adesso funziona al contrario. Queste, secondo me, cioè, cose del genere sono potentissime. Adesso chiaramente ci vuole anche un computer potente per lavorare sui pixel. Pixel per pixel, fare distruggere immagini, oppure proprio come diceva lui, glitch. Cioè... anche se, tipo al volo, si potrebbe vedere quello che non sono riuscito a fare ieri. Te ce l'hai un esempio proprio glitch, cioè proprio che fai load pixel, poi vai a sostituire un valore nei pixel e poi update pixel, quello che ho provato a fare ieri. Non ce l'hai, vero? Al volo è una roba figa. Perché io con i pixel in realtà questo mi sa che è stato uno degli unici esperimenti, poco ci lavoro, però sono robe belle, a me piace più cose generative, curve e ellissi. Ho visto che quella, la mia strada è quella. non so, altre robe, toroidi, simulator di acqua, fumo. Avete richieste? Il generativo cosa fa? Ah, generativo c'è quella cosa che vi ho fatto vedere prima con la Kinect, che praticamente, vabbè, generativo però a partire dall'audio. E poi generativo, vediamo un po'. Cioè, tipo questo, per dire, è un programmetto che suona, cioè dal rumore bianco. Ovviamente il meccanismo non me lo sono inventato io. E diciamo, questo è più o meno generativo, nel senso che parte da una fonte di rumore. Se passa sopra una soglia, lo disegna e lo fa sentire. Sono solo dei click così. Serve per creare in realtà dei ritmi particolari, strani. Il segnale d'origine è proprio questo, Cioè, rumore bianco in partenza. Questo, vabbè, ho provato a implementare una cosa che ha inventato un signore, si chiama Lietti, a Milano, tipo 50 anni fa, 60 anni fa, e vengono queste cose, non so, abbastanza interessanti secondo me. E sotto disegna, chiaramente sono degli impulsi istantanei, quindi quello che disegna sotto a volte non è che lo rappresenta perfettamente, e questo niente, funziona da solo. Dopo, vabbè, puoi interagire col mouse, metterlo nella posizione che più ti aggrada, però ecco, lui è un generatore da rumore bianco, quindi un materiale genera qualcosa, cioè filtrando questo materiale in un certo modo otteniamo questo risultato. Adesso la rappresentazione grafica è pura, diciamo così, azione feedback. E così, giusto per
E poi vediamo un po' qualcos'altro di generativo. Cosa c'ho? Rabbit. Ah, ecco, vedi, questo è il primo cool painting. Come... dall'esempio che abbiamo visto ieri, che intanto lo troviamo su Processing. Se vi ricordate, siamo andati a beccare dagli esempi di Processing, andando nella cartella video, abbiamo smanettato con, ecco qua, Brightness Tracking. Se ve lo ricordate esattamente. Adesso io ho il proiettore dietro, però se ve lo ricordate magari metto una posizione più neutra. Olè. Ok, vabbè, insomma, come vedete c'è la sfera che praticamente segue il punto più luminoso che vede la webcam, così così. Ok, come ha spiegato ieri Giovanni, c'è un ciclo for che praticamente ci permette di lavorare pixel per pixel, che è questo. Ok? Nel color tracking troviamo un codice che è molto simile a questo, però piuttosto che lavorare con la brightness, andiamo ovviamente a fare una differenza di RGB. E lo becchiamo, dove sta? Ecco qua. Allora, sempre libreria video, perché lavoriamo col video, qua la libreria minim ci fa intuire che abbiamo dell'audio, questo l'abbiamo visto, capture video, quindi andiamo a prendere il video dalla webcam, di nuovo c'è che io mi creo questa variabile che si chiama track color. Il track color poi me la vado a gestire nel setup, quindi come noi nel video gli diciamo vai a prendere il video nella cartella, noi gli diciamo il track color blu, cioè prendi il colore blu e glielo diciamo qua. Come al solito gli diciamo se c'è una webcam disponibile leggila e creami questa finestra, quindi lui praticamente crea la finestra, il size che gli abbiamo dato, ok, e il range grande quando la finestra. Di nuovo vediamo, cioè abbiamo questo world record che è una specie di range, no? Ovviamente, visto che lavoriamo con la webcam, ci sono sempre delle condizioni di luce, quindi in teoria questo world record è una specie di range. Quindi dopo andiamo a vedere cosa succede se lo abbassiamo o lo alziamo. Significa che praticamente la soglia di precisione è maggiore o minore. Questo closest x e y praticamente sono le variabili che ci andiamo a creare per determinare il colore. Le ho chiamate così, ma come al solito le potevo chiamare in un'altra maniera. Ok, le ho chiamate. Questo in realtà è un codice che trovate tranquillamente online. L'ha scritto Daniel Schiffman. Come vediamo, abbiamo un ciclo for per la X e un ciclo for per la Y che ci permette di lavorare su ogni pixel, su un singolo pixel, e quello che va a fare adesso, come notate, abbiamo un RGB1, RGB2. Perché? Perché quando lo avviamo, il codice RGB1 registra il background, quindi quello che cattura la webcam. Il 2 invece praticamente è la stessa cosa, soltanto che cattura quello che viene dopo. Quindi andando a scrivere questa stringa, gli diciamo una variabile di tipo non intera D, gli diciamo che deve fare una differenza tra RGB1 e RGB2. Quindi lui sa che RGB1 è fisso
E a un certo punto subentra l'RGB2, che sarebbe tutto quello che succede dopo che lui registra lo sfondo. Qui andiamo a trovare la variabile che avevamo prima, il range. Quindi a un certo punto gli diciamo, se a un certo punto la distanza è minore del range, allora le variabili che mi determinano il colore sono uguali a x e a y, quindi gli abbiamo dato un nuovo valore. E dopodiché semplicemente gli diciamo, se il range è giusto, me lo leggi e alla fine è maggiore della soglia x di 600, allora fammi partire l'audio. Questo a grandi linee, in maniera molto veloce, è come lavora il color track. Cioè, tu che lo volevi sapere, sono stato abbastanza chiaro, in maniera così molto easy, o hai bisogno che ti rispiego qualche altra cosa? O lo vuoi vedere più nel dettaglio? Eh? Sì, perché poi... Eh? Sì, è quello, e ci devi smanettare un pochino alla fine. Adesso ovviamente facciamo così. E poi devi fare un blu. Non abbastanza blu. No, ok. Serve l'audio. Ma arriva. Quando lui legge il blu, non è abbastanza blu, come dice Giovanni. Ah, l'acqua, bravo. Allora controlliamo. Ah, sì. Ma fa una cosa, stampati il valore di closest x, che così vediamo se si sposta. Sì. Non vorrei mai che... Ok, vediamo se questo funziona. Ci abbiamo. Ok, questo non funziona con l'audio, funzionava con sto rettangolo. Lui praticamente in questo momento sta seguendo il colore blu. In teoria, se ci metto un altro colore, non funziona. Ci avevo... Ma forse hai messo troppo basso il world record? Il range. Può essere, no. Troppo funziona. Ah, forse questo, aspetta, sì. Riabbassi il valore del blu. Aspetta. Mannaggia. Riproviamo, magari... Esatto. No, aspetta che ne ho due aperti contemporaneamente. Aspetta, siamo tutti uguali. Ah. Ecco, è partito. È lento. Ecco. Aspetta un secondo.
focalizzi, faccio, se focalizzo, quindi sì. Qui il viso è stato di 255 kg, cioè lo posso fare, in questi casi si fa, quando c'è il viso, se si sta la foto, vengo dire quanto è il valore dell'immagine dalla web, cioè fai una foto dalla web, vedi quanto è il valore di rosso che ottieni, e facci quello, perché quando dai una maglietta, dai qualcosa del genere. Conviene guardare bene qual è il valore di esatto. Scusa, qual è il valore di colore in quella condizione di luce, perché lui adesso ha messo 255.00, no? Perché rosso pieno ce l'hai. Sì, dopo la modifichi il colore, capito? Fai il tracking di quel colore. Chiaramente cambia un po' la luce, scende il sole, la devi rifare. Però vabbè. È un buon utilizzo. Cioè, se tu ti metti la luce che ce l'ha dato prima. Se ti c'è una luce sparata addosso, vedrai che funziona di sicuro meglio. Adesso va bene. Comunque sta funzionando, no? Sì, sì. Ecco, se ne perfetto. Quando superi il 600 pixel, vedi? Parte. Ok. Se mi tolgo, si blocca. E quello è il funzionamento, voi con le soglie praticamente lo usi come a tuo piacere. Boh, niente, altri dubbi, domande, curiosità? A posto? Eh? Addio. Completamente buio, solo col video, con la video installazione. Allora, non è sufficiente, ma con questa me la facevo io. Cioè, anche perché la proiezione comunque vedete il buio totale, però la luce che torna non è per così tanto, da tanto da illuminarti e fatti riconoscere. Non è così grande da illuminarti e farti riconoscere la telecamera, quindi quando c'è il buio infrarossi. Esatto. Per forza. O con la Kinect. Ce ne sono anche di più avanzate, o con l'Arduino che c'ha il sensore infrarossi e cioè che insomma si comprano, ma costano veramente 10 euro mi pare, sensori infrarossi da un metro e mezzo, 20. Ma anche meno. E cioè sono abbastanza, diciamo, reperibili, a basso costo queste cose. Adesso però l'infrarosso ovviamente non ha, se vuoi fare una cosa a colore non te la va. No, diciamo, te ti serve per tracciare, se tu hai bisogno, se hai bisogno di proprio prendere l'immagine, allora potresti combinare tracciamento con quella e poi c'è una webcam o una camera magari anche, cioè che c'ha dopo chiaramente dipende dalla luminosità, tu puoi andare a cambiare un po' i colori del video eccetera, però se la luminosità è poca, qualsiasi videocamera hai, cioè adesso insomma ci sono quelle professionali che insomma la luminosità funziona più o meno anche con luminosità bassa, però non so insomma cioè buio, ma perché sennò cioè, succedono delle cose che non becchi niente, c'è il buio, è tutto confuso. Sì, conviene usare infrarosso al buio. Cioè ci sono tipo le telecamere di sorveglianza, per dire, anche quelle si possono utilizzare. Dopo chiaramente qui ci sono già delle librerie pronte che utilizzano la Kinect, quindi magari è più agevole, lì magari bisogna invece capire come viene il segnale da quella webcam, analizzarlo, bisogna ingegnarsi un po' di più. La sala era buia, ho usato la Kinect infatti, l'ho messa in alto e dopo ho utilizzato quel programmino di prima, TSPS, per tirare fuori le teste delle persone praticamente, quindi quando la Kinect appunto è stracomoda per queste cose, Kinect o qualsiasi insomma webcam infrarosso, lei è comoda perché c'ha già le sue librerie che funzionano e, insomma cioè, trovi anche il codice già fatto che fa ste cose, oltretutto quello OpenTSPS appunto è stata la svolta per me, perché io 50 persone non le avevo mai tracciate, non sapevo bene come fare,
al buio, e quindi è stato comodo. E dopo niente, vabbè, adesso volendo ve lo rimetto su per farvi capire il funzionamento del blob, come funzionava, ma tanto l'avete visto prima, però per chi non c'era magari... Ah, mo, dove va a finire quello? Ah, beh, ovviamente là. Comunque, cioè, se volete andare a mangiare, andate a mangiare. Se volete ricominciare nel pomeriggio, farci qualche domanda, noi lavoriamo per domani, quindi insomma, no, nel senso che siamo in qualche aula con il computer, quindi se avete delle domande, ci volete chiedere, ma guarda, ho provato a fare sta cosa, non funziona, insomma, ci diamo una mano un attimo. Ma se non dovevamo andare in albergo a lavorare? No, lavoriamo qua, no, che c'è più gente, in albergo ci viene la depressione. Per qualsiasi cosa scriveteci, poi ovviamente adesso tra l'altro, ecco, scrivetemi, datemi la vostra mail, così io vi invio più o meno tutti i codici che abbiamo visto in questi due giorni, che così avete magari un po' di roba completa. E ovviamente per qualsiasi cosa, vabbè, ovviamente. Allora, la mail del gruppo è gruppoworkshow@gmail. Abbiamo ovviamente la pagina Facebook, che è sempre gruppo workshow. Aspetta che trovo una penna. E quindi per qualsiasi cosa, babbo, non esitate a scriverci. Se possiamo vi rispondiamo subito, eventualmente attenderete.